Sì, praticamente sta finendo il programma banda larga, entro pochi mesi arriviamo in tutti i comuni, anzi approfitto per dire che chi avesse ancora qualche problema di segnalarlo, perché facciamo una piccola suppletiva all'appalto per colmare gli ultimi buchetti, insomma. E comincia il programma invece free wifi, quindi gli hotspot, questo è il primo. Abbiamo già 115 comuni che hanno aderito, può darsi che aderiscono anche altri. È importante perché la password sarà unica per tutta la regione, quindi un turista che si muove durante una settimana, per esempio, in giro per la Liguria, non deve chiedere ogni volta qual è la password, vale per tutta la regione. E questo vuol dire offrire ai turisti una, naturalmente non solo i turisti ma anche i cittadini, una possibilità in più gratuitamente. Sì, da Vezziporto cominciamo questa avventura di accensione della rete wifi. Abbiamo scelto questo piccolo comune dell'entroterra ligure anche per dare il senso come il wifi, la possibilità di accesso gratuito alla rete internet, è importante per tutta la Liguria, quindi non soltanto per la costa come ci si aspetterebbe in maniera immediata e intuitiva, ed è giusto che sia così dal punto di vista della fruizione turistica, ma anche del nostro entroterra Ligure, per questo che simbolicamente abbiamo voluto iniziare ad accendere il primo hotspot sul territorio di un piccolo comune che ha un piccolo movimento turistico ma che è significativo come tutti gli altri, proprio per dare il senso di come questa rete sia una rete che si debba diffondere, sia un'infrastruttura essenziale, fondamentale per il sistema economico e turistico di tutta la nostra regione. Ad oggi sono 115 i comuni che hanno già manifestato interesse, adesso cominciamo e pian piano li accenderemo tutti quanti. E verso la fine dell'anno tutta la rete sarà perfettamente fruibile e saremo, così come avevamo preannunciato, la prima regione italiana ad avere la copertura wireless gratuita per internet per i nostri turisti e per i nostri cittadini. Abbiamo potuto constatare la potenza del segnale, siamo passati a oltre 4 megabyte rispetto a prima, che avevamo una capacità molto bassa, non si raggiungevano gli 0,5, quindi abbiamo potuto provare sulla nostra pelle proprio all'interno del nostro comune il nuovo segnale molto potente, che sicuramente sarà molto utile per il lavoro dei nostri uffici e, come dicevo, soprattutto utile per i nostri concittadini, sia privati che attività, che potranno utilizzare finalmente la banda larga anche a Vezziporto.